Allora, un saluto a tutti, un saluto particolarmente affettuoso alla Presidente Masi con la quale stiamo condividendo un bel tratto di strada su tanti fronti, ovviamente il capo di gabinetto del Ministero dell'Università e delle Ricerche che è con noi, Giuseppe Recinto, un ministero col quale stiamo altrettanto condividendo passaggi importanti. Proprio in quest'aula abbiamo dato il via anche alla presenza della Ministra a importanti attività di coordinamento per quella che io ritengo essere la misura più innovativa della giustizia che abbiamo messo in campo e che vi ha coinvolto l'Ufficio per il Processo, tutti i componenti di questa nuova commissione che oggi si insedia e tutti i rappresentanti del Ministero che seguiranno questi lavori. Sappiamo bene che l'idea di un titolo di specializzazione per gli avvocati è una richiesta e una scelta anche legislativa che ormai risale a tanti anni fa, a ben 10 anni fa, e che richiede a questo punto un'attuazione non soltanto attraverso le norme che sono state in verità attuate, anche i decreti ministeriali necessari, ma proprio mettere in campo le attività per rendere possibile questa specializzazione che è un'esigenza che si impone in un mondo sempre più complesso sotto vari profili, che si impone anche sotto vari aspetti della vita, dell'attività giurisdizionale, ce lo sollecita tante volte anche l'Unione Europea, una certa spinta verso la specializzazione che abbiamo visto essere in tante professioni una vera e propria necessità. Inevitabile il parallelismo con le professioni sanitarie dove insieme a delle competenze generali che non debbono mai essere perse di vista, perché anche il diritto, come tanti altri saperi, ha bisogno di una visione olistica, però poi serve anche addentrarsi nei meandri di settori che sono sempre più diversificati, che hanno le loro regole, che hanno le loro necessità. Tutto questo era già stato intuito dal legislatore nel 2012, quella riforma è rimasta per tanti aspetti ancora non attuata, ne abbiamo parlato tante volte anche riguardo all'esame di abilitazione che in questi anni di pandemia è stato soggetto a forme di sperimentazione, ma che avrà bisogno poi a un certo punto di essere consolidato con forme adeguate al nuovo tempo. Uscendo soprattutto da questa emergenza, bisognerà, Presidente, che ci mettiamo al lavoro anche da questo punto di vista. Questa commissione vede la sinergia del Consiglio Nazionale Forense, del Ministero dell'Università e del Ministero della Giustizia e perciò è composta da avvocati designati dal CNF, l'avvocato Brienza, che ecco così cogliamo l'occasione anche per salutarci, l'avvocato Corona. Saluto e molto piacere di conoscervi. Professori designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, il professor Criscuolo. Molto piacere, il professor Pellissero, col quale abbiamo già avuto interlocuzioni di vario genere, e magistrati designati dal Ministero della Giustizia, la dottoressa Nazzicone, che presiederà, mi pare, no? Molto piacere, grazie per la disponibilità anche a questo compito, e la dottoressa Recchione, che non è qui con noi. Me la salutate, e davvero grazie perché questo tempo è un tempo che si aggiunge ai vostri numerosi impegni e non bisogna mai dare per scontato il fatto che ci siano tante professionalità a disposizione delle istituzioni per mettere in campo importanti cambiamenti che sono per il bene comune, ma che insomma poi richiedono uno sforzo a singoli individui e un'aggiunta di lavoro. Voi starete in carica, mi pare, 4 anni per l'attuazione di questa disciplina. E ci saranno delle scelte da compiere proprio per la strutturazione di questi percorsi di specializzazione. Di nuovo siamo in un ambito in cui l'avvocatura, l'università, la magistratura sono chiamati a lavorare in modo coordinato. Bisognerà fare uno sforzo di innovazione, ma anche basandosi sulle esperienze già in campo, perché non partiamo da zero,
L'avvocatura, anche in attesa della disciplina della specializzazione, ha già avviato dei corsi, per cui c'è stato modo di verificare già sul campo quello che funziona, quello che può essere perfezionato, facendo tesoro delle buone prassi, come si suol dire, ma è sempre un metodo che io trovo molto utile. Insieme alle buone prassi guardiamo in avanti perché emerge sempre di più una trasformazione del ruolo del giurista. Anche i corsi di formazione, anche le prove di verifica di questa specializzazione hanno bisogno di un po' di fantasia, non per essere innovativi a tutti i costi, ma per rispondere meglio poi alle esigenze della professione. Ci siamo accorti, do solo due spunti, ma non vogliono essere, come dire, delle direttive, siete voi che poi lavorerete, però per ciò che riguarda quello che mi è capitato in questo anno di verificare sul campo, per esempio, si nota un certo bisogno di sviluppare le capacità di scrittura dei giovani giuristi in generale. Questo lo dico anche ai colleghi del Ministero dell'Università, perché tradizionalmente il percorso di studi giuridici si svolge oralmente. Certo, è vero, è importante, c'è una parte del lavoro dell'avvocato o del giudice che ha bisogno di un eloquio, di una capacità espositiva, per carità, questo non deve andare perduto, però tanto si fa per iscritto nelle nostre aule dei tribunali, sia da parte degli avvocati sia da parte dei magistrati. Quindi questo è un settore da sviluppare, una capacità, una soft skill che va coltivata, perché non si può dare per scontato che, come forse poteva accadere per qualche generazione fa, che chi esce da un percorso di studi di scuola superiore abbia già acquisito quelle capacità. Vanno coltivate anche per la trasformazione a cui siamo sottoposti in virtù delle tecnologie, che ha cambiato enormemente il nostro modo di pensare, di studiare, di informarci e anche di comunicare per iscritto. Un'altra nota che mi sento di segnalare alla vostra attenzione è che abbiamo bisogno di saper orientare anche le nozioni, le formazioni che tutti i giuristi che arrivano a questo punto della specializzazione hanno già acquisito, allo scopo per le quali sono stati formati, e quindi la capacità di inquadrare problemi giuridici, quindi una capacità sicuramente anche sistemica e teorica e orientata alla soluzione dei problemi. La capacità di inquadrare, di comprendere il quesito sottostante a un determinato evento della vita, comprenderlo nei suoi termini giuridici, inquadrarlo nel sistema e immaginare come dare una risposta, quale tipo di argomentazione sviluppare. Ecco, io credo che queste sono, per esempio, questo aspetto è stato credo abbastanza apprezzato anche nel modo sperimentale con cui abbiamo sviluppato la prova di accesso alla professione forense in questi due anni, dopo, diciamo così, un po' di disorientamento per il cambiamento brusco, no? Il passaggio dai tre temi scritti a queste forme di orale che richiedono anche una buona dose di capacità di velocità di reazione al candidato, però è stato apprezzato questo aspetto di immaginare una prova più vicina possibile a ciò che poi accade nella vita quotidiana degli avvocati, qualcosa che metta alla prova il candidato proprio su ciò che poi sarà chiamato a svolgere come compito professionale. Sono spunti, tanti altri verranno dal vostro lavoro e sarò contenta e interessata. Questo aspetto della formazione mi interessa veramente sempre moltissimo, un po' per la mia professione, dopo tutto sono sempre professore universitario, e poi per l'importanza che io ricollego all'aspetto della formazione. Non è un compito minore, non è un compito come tante volte nella nostra cultura, anche nella cultura universitaria, ahimè, consideriamo l'aspetto didattico come la cenerentola delle attività del professore.
Spesse volte ci concentriamo sulla ricerca, ora anche sulle capacità organizzative. La didattica è il cuore ed è il futuro di una vita sociale, quindi per me ha un'importanza enorme perché è lì che si forma quella qualità della persona e del professionista che poi veramente fa la differenza. Noi possiamo fare tutte le riforme della giustizia migliori possibili, ma alla fine è la qualità delle persone, dei professionisti, tutti, avvocati, magistrati, docenti, personale amministrativo, tutto ciò che ruota intorno al mondo della giustizia che veramente fa la differenza. Per questo ho voluto essere di persona, per questo assicurerò attraverso la disponibilità del capo dipartimento, ma anche del sottosegretario Sisto, che in questo momento è in aula a seguire i lavori di un importante capitolo della riforma che si sta votando in questo momento alla Camera, il mio consigliere per le professioni, professor Gatta, il gabinetto, l'ufficio legislativo, tutti coloro che sono qui presenti, un'assistenza e una disponibilità a dare supporto a questa commissione. Davvero perché la ritengo cruciale per lo sviluppo del nostro mondo, che è un mondo unitario, non mi stanco di dirlo, l'abbiamo detto tante volte, il giurista è uno, ciò che migliora in una componente dell'attività giurisdizionale, per esempio qui sotto il lato dell'avvocatura, è a beneficio di tutti quanti. Colgo l'occasione di questa presenza dell'avvocatura, del Ministero dell'Università, per ricordare che abbiamo anche altri capitoli su cui riflettere insieme. C'è da ripensare al concorso in magistratura, se riusciremo a portare a breve in porto questa riforma sull'ordinamento giudiziario, è previsto un cambiamento anche nell'accesso alla magistratura. C'è da ripensare al ruolo anche delle scuole di specializzazione per le professioni legali, abbiamo qui il professor Pellissero che conosce i problemi di queste scuole. Non dobbiamo aver paura di riguardare in faccia certe scelte che sono state compiute e metterle al passo con i tempi che cambiano, e quindi anche le strutture devono essere adeguate sempre al compito che ci viene richiesto. Dunque un grazie a voi, un grazie in particolare al professor Gatta, che sempre segue in modo molto ravvicinato tutti i temi delle professioni legali, dell'avvocatura in particolare, e un augurio di buon lavoro a tutti quanti. Saluto naturalmente tutti i presenti, saluto e ringrazio la Ministra, il professor Gatta, per l'invito a un momento molto importante. L'Avvocatura istituzionale e il Consiglio nazionale ha creduto dal primo momento al percorso delle e per le specializzazioni, e quindi commentavo con i consiglieri Corona e Brienza, che sono componenti della Commissione, che oggi è sicuramente un momento molto importante perché segna l'inizio di un percorso nuovo, non facile, perché sarà un percorso anche che ci consentirà anche di comprendere, di capire nell'attuazione quello che sicuramente funziona, quello che probabilmente dovrà essere in qualche modo magari corretto nell'attuazione, perché c'è sicuramente qualcosa che magari è sfuggito o nella verifica dell'attività e quindi dell'esercizio pratico emergerà. Noi nel corso di questi anni, ripeto, abbiamo seguito con particolare attenzione, quindi sin dalla prima dal 2015, e abbiamo collaborato in maniera importante anche a tutti quegli aspetti, soprattutto sotto il profilo di interazione con la componente associativa, le associazioni maggiormente rappresentative, le associazioni specialistiche, che hanno fortemente voluto e incoraggiato anche questo percorso. Non a caso domani invece incontreremo come Consiglio nazionale i referenti per le specializzazioni istituiti presso gli ordini, perché molto dipenderà anche dalla sinergia e dal coordinamento di tutte le componenti. Quindi le associazioni sicuramente hanno un ruolo importante, soprattutto per quello che è stato fatto in virtù e per effetto del regime transitorio. Gli ordini, che in un primo momento si sono sentiti trascurati, qualcuno infatti ha ritenuto poi di impugnarla per questioni pratiche allo Stato, nulla però è cambiato, e quindi da parte nostra, da parte del Consiglio nazionale, anche l'intenzione di far comprendere proprio per
evitare che ci siano problemi anche di comunicazione, di coinvolgere gli ordini nella consapevolezza che i percorsi di formazione obbligatoria, quelli appunto istituiti con la 247, hanno un percorso, ma quelli relativi alla specializzazione con valore aggiunto, è qualcosa che ho detto e sottolineato più volte, è qualcosa che aggiunge anche alla professionalità dell'avvocato, non è qualcosa che limita, sebbene in alcuni contesti sotto il profilo territoriale questo può sembrare, diciamo, un contenimento, un limite, e quindi come tale dovrà essere valorizzato. Devo dire, a testimonianza delle buone prassi e di quello del percorso, che le associazioni che hanno inteso, perché per ora erano le associazioni in sinergia, in accordo con i dipartimenti dell'università, e quasi tutte anche in collaborazione, a prescindere dal dettato normativo, anche con gli ordini territoriali, organizzati di corsi veramente di alta formazione, non potevano essere ovviamente chiamati corsi di specializzazione, ma di alta formazione, perché hanno rispettato, e noi abbiamo avuto cura di verificarlo nel momento in cui abbiamo sottoscritto con loro questa sorta di protocolli d'intesa, e i componenti anche del Consiglio Nazionale della Scuola hanno fatto parte dei comitati scientifici di gestione proprio per verificare che il contenuto della norma, che in realtà anche non era stato messo in discussione, perché quello che ha reso e che ha costretto, diciamo, al rinnovato percorso di approvazione dell'iter legislativo non riguardava i contenuti dei corsi, né sotto il profilo dell'organizzazione, ma erano altri, la questione erano legati ai profili. Però questa attesa magari ci ha dato la possibilità sia di sperimentare un percorso nuovo, che è quella dell'AIR, quella che noi abbiamo con l'osservatorio che è istituito presso il Consiglio Nazionale, immaginato per elaborare, diciamo, e per venire incontro a quelle che sono le esigenze, diciamo, termine brutto, di mercato, ma in realtà è di questo che poi si è trattato nel suggerire, nel proporre nuovi profili di indirizzo, sia con riferimento a quelle che possono essere, come giustamente sottolineava la Ministra, prospettive non più eludibili, diciamo, di competenza. Noi ci crediamo fortemente e quindi riteniamo, ed è il motivo per cui sono particolarmente felice di partecipare, insomma, a questo nuovo percorso, perché dà anche l'occasione al Consiglio Nazionale, presente con me anche il Consigliere Tesoriere, di augurare alla neocostituita Commissione buon lavoro. Da parte nostra c'è e ci sarà anche per il futuro la più ampia collaborazione, diciamo, per quello che potrà essere utile. L'occasione però è ulteriormente, quindi colgo subito la sollecitazione della Ministra, che sia sicuramente tempo anche di rivedere, per quanto ci riguarda, l'accesso alla professione è qualcosa che, su cui insistiamo da tempo, e probabilmente il tempo magari è maturo anche per affrontare questo genere di discorso. Iniziativa a cui anche io tengo personalmente nel ruolo di capogabinetto, ma innanzitutto di docente di diritto civile all'Università Federico II, per cui molti dei temi e delle sollecitazioni che il Ministro ci ha offerto sono assolutamente strategici, e soprattutto quello che è emerso in tutti gli interventi, ovvero un'attenzione alla specialità che non perde di vista però l'unitarietà del sistema, e quell'unitarietà e quella capacità di sistema che ovviamente al giurista è richiesto, maggiormente al giurista nell'attuale contesto e nell'attuale complessità del nostro sistema normativo. Da parte nostra, come Ministero dell'Università e Ricerca, c'è il massimo sostegno a queste iniziative, come alle prossime rispetto alle quali il Ministro ci ha invitato alla collaborazione. Noi accogliamo veramente con entusiasmo anche la possibilità di poter lavorare sul tema dell'accesso, come quello delle scuole di professioni legali, perché il tema della formazione post-universitaria è un tema che probabilmente come università, dipartimenti giuridici, ci dobbiamo impegnare di più, dobbiamo saper fare anche probabilmente autocritica. Ovviamente è un tema, quello che faccio riferimento, di una specialità che non perde di vista l'unitarietà, ma probabilmente, e non è contraddittorio, anche l'interdisciplinarità. Questo è un aspetto come Ministero su cui stiamo lavorando intensamente, anche una riflessione delle classi di laurea. A un avvocato che si occupa di diritto delle persone di minore età, di avere delle competenze nell'ambito socio-psicologico alto, non può l'avvocato che si occupa di diritto commerciale o della concorrenza non avere più che rudimenti in tema di discipline aziendalistiche, economiche, forse anche statistiche. Quindi è una specialità che si deve saper cogliere l'unitarietà e la complessità del sistema, e questo avviene solo attraverso un'adeguata sinergia che questa commissione ci assicura tra magistratura, avvocatura e sistema universitario. Quindi ancora grazie, in bocca al lupo, e noi siamo qui con il Ministero della Giustizia pronti a sostenere queste iniziative. È proprio nell'andare a fondo
di un determinato ambito che nella profondità che si incrociano poi le altre discipline. Gli esempi che sono stati portati sono eloquenti, non perdiamolo di vista, perché sempre più il diritto deve saper interloquire con la realtà che va a regolare, e quindi questo aspetto credo che debba essere particolarmente curato in un momento in cui stiamo predisponendo un percorso di formazione avanzata, dove si può veramente provare a ricreare quell'unità del sapere che non può più essere data per scontata a priori, ma che si ritrova appunto nell'approfondimento delle specialità. Una parola solo per ringraziare della fiducia, a nome di tutta quanta la commissione che mi chiede, diciamo, di esternare questo sentimento. È un compito importante, voglio solo dire che davvero si può fare qualcosa, secondo me, all'interno di questa struttura come è stata immaginata dalla legge del 2012, perché la giurisdizione sia un lavoro comune, perché davvero tutti i componenti, i giuristi, l'accademia, non è una cosa retorica, no. La magistratura e l'avvocatura in prima battuta possono fare moltissimo insieme con una mentalità comune che va sicuramente a favore della specializzazione, assolutamente, perché se si è specialisti, per questo più che corsi di specializzazione possiamo già immaginare, per distinguere dagli altri, saranno dei corsi per la formazione specialistica degli avvocati, proprio corsi di formazione specialistica. In 2 anni non si impara davvero essere specialisti, però si possono fare tante cose, si può creare una cultura comune, si può dare un contributo anche sotto quei profili troppo trascurati, come sono appunto la scrittura, l'interpretazione dei testi, il giurista interpreta, il suo mestiere è tutto interpretare. Allora, qualcosa del genere va sicuramente insegnato, va inserito, cioè abbiamo già, diciamo, qualche piccolo scambio, una serie di idee su come rendere davvero nuova, ricca e utile questa esperienza. Quindi soltanto per ringraziare, ulteriormente parleremo, se possibile, in futuro con i nostri iscritti. Assolutamente, grazie davvero.